on the dance floor. Tutti bentornati su Ejo FIFA. Dobbiamo giocare la partita di coppa contro l'Arlavignon. Allora, giochiamo così. Ah, campo orribile. Giocheremo ad Avignone. Ci sono andato, veramente hanno un campo orribile. Allora, mettiamo Ondoa. Poi, adesso ci sarà la sequenza di riserve. Amarte, Saul, Sobol, ci dovrebbe anche... Ah, ma Sobol è stanco, quindi lasciamo Kier. Poi, Meite ancora rotto. De Laplace, Gueye, Aurier, perché non ci abbiamo altro. E davanti, 1, 2 e 3, convocando il quarto, no. E allora convoco, mi porto dietro con Ndombia. Questa è la formazione, se volete guardatevela, ci rivediamo in campo. Attenzione, qui a Mopai, la palla per Kelvin. Kelvin aspetta, Gueye! Rete! Il piccolo Mopai, 1-0 nella semifinale di Coupe Nationale contro l'Arlavignon. Ha segnato Mopai. Aurier da fuori, Che gol! Che gol di Aurier! Mamma mia! Golasso di Aurier! Guardate che cosa! Mamma mia, guardate! Sposta la palla, tira a girare! 2-0 Aurier! Attenzione, qui è la palla persa. Tocco per loro! Rete! 2-1, Dale! Finisce il primo tempo, 2-1 per noi! Sì, l'abbiamo lasciati proprio, anche questa è una partita orribile, li ho lasciati giocare proprio così per vedere fin dove arrivano. Allora, mettiamo... oddio, non so chi metterci. Vabbè, ci metto Carrillo, Scuffè in porta e Suarez per Kier. Janvier va a rubare il pallone. Janvier! Palo esterno di Janvier! Palla dentro, Mopai, solo, parata, rete, Origi, si va in finale della Coupe Nationale. Mopai, palla per Origi, originaria, 4-1, in finale ci andiamo noi, con Origi, e vai! Potremmo fare una doppietta storica. La Coupe Nazionale è un trofeo del cavolo, comunque è sempre un trofeo, quindi è un obiettivo reale. Adesso finirà la partita, eccola qui la fine. 4-1 contro una squadra penosa. Ne potevamo fare 15. Guardate quanti tiri abbiamo fatto in porta. Vabbè. Quindi adesso dobbiamo affrontare il Lille. Allora, vabbè, partita spostata. Addirittura! Tutti questi soldi per la Coupe Nationale, 700.000 euro. Però adesso la testa deve essere solo sul Marsiglia. Questa è la partita dell'anno, è la partita che decide una stagione. Se sprechiamo questa, buttiamo via tutto il lavoro che abbiamo fatto fino a qui. Quindi... parliamo bene del nostro Lille, non motiviamolo perché rischiamo di smuovere troppo. Poi facciamo la formazione dopo una piccola sorpresa. Allora, no. Grande occasione. Si usa la difesa classica. A loro facciamo usare quella schifosa. Allora, controlliamo la formazione. C'è Gueye che deve uscire. C'è Meite. Allora, dentro Meite, ci sarebbe anche Amartey, però vabbè, facciamo giocare Meite, convochiamo anche De Laplace, Aurier me lo porto lo stesso, però anche Gueye me lo porto lo stesso, va bene così. Questa sarà la formazione, ci rivediamo dopo. Io sono un uomo di campo, io so cosa vuol dire combattere per vincere. Io sono un uomo di sport.
Io so cosa significa vivere nel gruppo, leggere negli altri le tue stesse speranze. Io so cosa significa avere un sogno comune e trovarsi ad un passo dal realizzarlo. Io conosco i pensieri che attraversano le vostre menti, le paure che dovete vincere. Io ci sono stato. Io so che potete farcela, che farete di tutto, che sentite che vi siamo vicini. Adesso ragazzi, adesso è il momento. Noi ci crediamo. È il 20 aprile del 2014 allo Stade Vélodrome in Marsiglia. È Marsiglia lì. Oggi non si può vincere. Oggi si scrive la storia. Eccoci qui. La partita che decide un anno, la partita che ci decreterà, ancora non matematicamente ma praticamente virtualmente, campioni di Francia. Ci basterà fare un punto vincendo, ma se perdiamo, sono a 5 punti da noi. Possono raggiungere quando e come vogliono, con tutte le armi che ci hanno. Adesso conta solo il cuore. Nel cross per Pratto, Pratto, palo, Pratto, di nuovo, palo, di nuovo, doppio rischio, dopo qualche secondo di gara, mamma mia, primi brividi, attenzione, qui Carrillo, la palla per Calhanoglu, 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 la spara in cielo, ancora lì, Bruma, non viene messa del tutto fuori, allora c'è Meite, che prova a recuperare il pallone, la tiene viva, Locadia, Suare, prova ad inserirsi, Suare, Locadia, calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore, attenzione a tutti, fallo di Diawara, calcio di rigore, mi pare che si sia buttato, dal dischetto andrà Hakan, andrà Hakan Calhanoglu, colui che ci ha fatto vivere una stagione, Calhanoglu! Ci fa vivere anche lo scudetto! Il numero 28! Il fenomeno! Il kebabaro! Chiamatelo come volete! Hakan Calhanoglu! 1-0 nella partita più importante dell'anno! Palla per Romao! Tovén! Tovén! Recupera palla Carrillo! Attenzione! Palla per lui! Carrillo! Carrillo! La finta! Carrillo! Carrillo! È tornato! Si è risvegliato il leone! Contro il Marsiglia! André Carrillo! 2-0 dopo 19 minuti! Qualcosa di clamoroso al Velodrome! Qualcosa di clamoroso al Velodrome! Palla per Fanny ancora, Valbuena! Valbuena! Balanta! Si mette in mezzo, calcio d'angolo! Palla per Valbuena! La mette in mezzo proprio lui, Valbuena! Stacco! Fuori! Fuori! Oblak! Palla per il capitano! Attenzione alla palla dentro per Lucas Pratto. Pratto. 2-1. Accorcia le distanze Lucas Pratto. E ora si complica tutto. Mi sa che era pure in fuorigioco. Non vorrei dire una balla, ma sembrava oltre. 2-1. Riaperto tutto al Velodrome. Carrillo. Condobbia. Di nuovo la palla per Carrillo. Sterza Carrillo, 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 non riesce a passare, Meite, Calas, Calas, deve cercare il fondo, è quello che fa, Tommy Calas, prova a crossare e non ci riesce, c'è Bruma, Bruma, sterza, ora lui sì che prova il cross, lo cambia, lo cambia, 3-1, miracoloso! Miracoloso al Velodrome! 4 gol in mezz'ora! Il gigante buono! È loco! Jürgen Locadia! 3-1 per noi! Lo scudetto! Ce l'abbiamo già mezzo cucito! Ayu!
Ayu, attenzione, palla per Valbuena. Valbuena, Valbuena, Kalas! Kalas! Attenzione, la palla dentro per Valbuena, Valbuena in area di rigore, Valbuena, Valbuena! Passa Valbuena, ancora la palla in mezzo, la deviazione, Oblak! Oblak miracoloso! Oblak miracoloso! Valbuena, palla di nuovo in mezzo! Mamma mia, Tommy Kalas! La respinta, ancora la palla lì, ci può essere un tiro! Fuori! Fuori il tiro! Kalas, di nuovo il recupero! Eterno Tommy Kalas! Lo cadia nello stretto, non riesce a passare. Palla dentro, Balanta, Kalas, teniamola qui ragazzi. Teniamola qui. Facciamola dormire questa palla. Suare, Suare, coccoliamocela. Meite, Kalas. Kondogbia. Di nuovo la giocata, Kalanoglu. Suare. Non si passa, Locadia ci prova, non ci riesce, Kalanoglu neanche, aia, questa potrebbe fare male, Pratto, finisce il primo tempo, 3-1 per noi, la voce non ne ho più, ma so che stiamo vincendo, il PSG sta pareggiando, il Monaco sta vincendo, ma noi ce ne frega ben poco, questa è la partita delle partite. Carrillo invece è lo stanco degli stanchi, dentro Kelvin, Bruma a sinistra e anche dentro Amartey per un Meite sfinito. Ragazzi, ancora un tempo di lotta, ancora un tempo. Si viene qui allo scambio con Locadia, Locadia prova a tenere il pallone, Locadia, Diawara glielo porta via, Diawara glielo porta via, Jürgen lo va a inseguire! Lo va a inseguire Locadia, lo va a mordere, lo va a mangiare. Toven la fa passare, Pratto, Pratto, Oblak su Lucas Pratto. Calcio d'angolo per loro, non facciamoci intimidire. Kalanoglu, dai, respingiamola, buttiamola via, buttiamola via Oblak. Oblak, meno male che ci sei tu. Qui la proviamo a far uscire con Bruma, Bruma. Vai Bruma, corri, corri per mari lontani. No, no, errore gravissimo. Errore gravissimo. Locadia, Kelvin, Kelvin, Kelvin. Di sinistro, non riesce a piazzarla come avrei voluto. E allora palla ributtata in mezzo da credo Amartey. Non so più niente, non ho più certezze. Pratto, Pratto, passa Pratto. Attenzione, palla dentro, Kier, Kalas, sei infortunato Toven, una cosa meglio dell'altra, una cosa meglio dell'altra, attenzione, palla per Kelvin, Amartey, senza voce, senza, con tanto coraggio, Ayu, Romao va a lanciare e sbaglia, Kelvin, Kelvin, fai partire il loco! Fai partire il loco! Amartey, di nuovo palla in mezzo, rovesciata. Kalas, c'è sempre lui, sempre Tommy, il re dei re. Palla provata dentro per lui. C'è ancora Amartey, Amartey, alto! Attenzione all'azione per loro, Kier! Simon Kier, con il cuore! Con la testa, Kier di nuovo alla Cannavaro, le prende tutte lui. Ayu, Kelvin, ancora tengono la palla loro, stanno terrorizzando con la palla al piede. Ayu, Kelvin, ennesimo, sempre Kelvin. Tiene ancora la palla dentro, però dall'altra parte, fuori, fuori. Ragazzi, mancano 14 minuti di recupero. 14 minuti di recupero di fronte a un mezzo sogno, perché ancora non si è avvirato, non si avvererà alla fine di questa partita, purtroppo. Però ci andremo così vicini. Imbula. Attenzione all'azione possibile per Romao. Romao, la palla dentro.
Balanta, Oblak, ho sbagliato con Balanta, ho rimediato con Oblak, Romao in area, la chiusura di Kier, ma più che mai vitale in questa partita, Bruma, tocco a Martey, fa sportellate, perde, ancora occasione per Romao, si gira, aiuto, Kier, di nuovo, Kalas, portala via capitano, portatela via tutti, basta che non la voglio più vedere nella mia area di rigore. Kalanoglu, resisti, tieni duro tutto quello che hai in corpo di duro. Ultimo minuto, siamo vicini a un sogno, a un traguardo che è durato una stagione piena di insidie, di infortuni, acciacchi, mamma mia, il mio cuore non regge più e neanche la mia voce, Kier, la mia voce, peggio di quella di Caressa per Cannavaro, Kier, lancio, Kelvin, esce il portiere addirittura, palla disperata su del Marsiglia, ancora occasione per Romao, è finita e finisce così, vinciamo noi, basta un punto e scudetto ragazzi, ne basta uno, l'abbiamo vinta noi la guerra, l'abbiamo vinta noi, abbiamo scritto la storia al Velodrome, 3-1 per noi, 3-1 per noi, tutti oggi, tutti se lo meritano, il PSG ha pareggiato. La mia voce si sta esaurendo, è sotto zero, è congelata. Dal prossimo saranno tutte partite importanti. Intanto Suarez se ne vuole andare, a me non me ne frega, tanto a fine anno te ne vai lo stesso. Mamma mia. Signori, 10 punti dal Monaco secondo. Ora ci avviciniamo alla partita col Bordeaux in cui sì. Ora si motiva, perché se ora si motiva e si ottiene un punto, noi siamo campioni di Francia. Io vi saluto con la mia voce, mettete mi piace, iscrivetevi, guardate la pagina Twitter e soprattutto guardate il prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi da Age of FIFA! She's leaving.